PNRR è la più grande operazione di collaborazione fra pubblico e privato, la più grande sfida che noi abbiamo. Ospite oggi di Interview Francesco Tufarelli, direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il PNRR, come detto in apertura, può procedere solo con una grande sinergia tra pubblico e privato. I dati confermano che ad oggi sono quasi 73.000 le gare bandite e più del 57% degli appalti pubblici aggiudicati. Un percorso complesso che si è dovuto misurare anche con scenari inaspettati. Quando abbiamo impostato sia la programmazione europea nel dicembre 2019, quando abbiamo inventato questo straordinario strumento che era il PNRR, la situazione era completamente diversa, quindi anche le milestone, le scadenze erano diverse. Ecco perché come governo ci stiamo adeguando, il ministro Fitto ha già rivisto la cabina di regia, adesso col nuovo decreto ha anche rivisto quelli che erano un po' le modalità di applicazione, con una serie di semplificazioni importanti. Queste sono tutte frutto di consultazioni con le aziende, di consultazioni con quelli che sul territorio devono mettere a terra gli interventi, ma questo dialogo continua, è un dialogo sostanzialmente che va avanti e qualora necessario questi strumenti si adegueranno. Non è l'Europa che ci dà le scadenze, quelle scadenze le abbiamo decise tutte insieme e abbiamo deciso in un altro momento storico. Senta, c'è anche il tema dei carburanti alternativi, sono target troppo, come dire, elevati per le nostre imprese oggi? Allora, il discorso dei carburanti alternativi rientra all'interno di un'applicazione della Agenda 2030 larga ONU, quindi Green Deal europeo, quindi pacchetto Fit for 55. Erano dei traguardi ambiziosi che noi ci eravamo posti in un momento diverso. È chiaro che il traguardo resta perché la transizione energetica è comunque una delle due dorsali di tutti gli interventi, è chiaro che nel momento in cui si dovessero rivelare irraggiungibili, a questo punto si riparametrando, però l'obiettivo è comunque sempre quello. Quello c'è un anello debole secondo lei? Ma è, diciamo che nel sistema paese ci sono alcune cose, c'è una differenza importante fra alcune zone che non è solo la differenza fra nord e sud, è anche fra zone urbane e zone montane, ma anche in questo senso sul PNR ci sono dei programmi importanti, ricordo le Green Community, ricordo quelli sulle isole verdi, una serie di programmi che cercano di attenuare questa differenza. D'altra parte la coesione territoriale è una delle parole magiche non solo dell'Unione Europea ma anche dell'Italia. Questa è l'opinione di Francesco Tufarelli, direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Appuntamento a domani per una nuova intervista al personaggio del giorno.